Grazie per la linea. In redazione adesso abbiamo con noi Luigi Sorrentino di Orsa Trasporti, che si occupa naturalmente anche della questione sindacale su Piacenza, perché con lui parleremo di uno sciopero generale previsto per il 23 di aprile. Intanto buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. È uno sciopero che riguarda i trasporti, quindi gli autobus anche di Piacenza per venerdì 23 aprile. Il 23 aprile è uno sciopero nazionale indetto dalla segreteria Orsa Trasporti, dove abbiamo dato adesione come Orsa Trasporti Autoferro Tranfieri per chiedere al governo la priorità vaccinale come categorie, con lo slogan essenziali quanto vi pare. In Italia abbiamo fatto più di 2000 firme tramite una raccolta online e diciamo lo sciopero nazionale per questa motivazione. Poi nella stessa giornata abbiamo indetto anche uno sciopero locale. Quindi gli autisti sono tra i più coinvolti di questa situazione e tra i più a rischio, diciamo. Sì, abbiamo sempre lavorato, non ci siamo mai fermati e abbiamo usato tutte le precauzioni del caso, però comunque siamo stati sempre al servizio della cittadinanza e crediamo che per ripartire in sicurezza bisogna anche vaccinarsi. Assolutamente non vogliamo togliere i vaccini alle persone anziane, alle persone fragili, ci mancherebbe, ma subito dopo di loro, insieme alle altre categorie che sono state inserite nelle priorità come polizia, insegnanti, riteniamo giusto che ci sentiamo pure noi. Come mai non è stato pensato questo secondo te? Non lo so, è un problema nazionale, noi l'abbiamo richiesto e richiesto più di una volta e infatti purtroppo siamo dovuti arrivare ad uno sciopero perché diciamo non siamo stati ascoltati. Inoltre abbiamo indetto lo sciopero locale che coinvolge tutta Seta, Modena, Reggio e Piacenza, perché sono ormai 9 anni che dalla nascita di Seta, che ha visto l'unificazione delle 3 ex aziende, bisogna fare un contratto per i nuovi assunti cosiddetti, che da 9 anni viaggiano con una normativa e un riscontro economico diverso ai vecchi assunti. E in più noi come Orsa scioperiamo per chiedere il riconoscimento dell'articolo 19, perché diciamo l'azienda tratta con gli altri sindacati ma non ci coinvolge a noi al tavolo, nonostante che in varie città dove opera Seta siamo primo sindacato, insomma. Diamo anche gli orari per Piacenza del disagio che ci sarà inevitabilmente venerdì 23 aprile. Sì, gli orari saranno dalle 17.30 alle 21.30 per il servizio urbano e dalle 17 alle 21 per il servizio extraurbano. Diciamo, abbiamo deciso di farlo di sera anche per non dare troppo disagio alla cittadinanza, essendo il nostro primo sciopero a livello locale, però inevitabilmente se non cambieranno gli atteggiamenti ci saranno altre azioni di sciopero che coinvolgeranno anche altre fasce orarie. Grazie per essere stato con noi. A lei, grazie, buona giornata. Grazie a Luigi Sorrentino di Orsa Trasporti per essere stato ospite di Radio Sound Piacenza 24.